Quante parole importanti che ci aiutano a scoprire il senso della vita. Cominciamo dalla lettura di Paolo. Paolo scrive a Timoteo, che per lui è come un figlio. Potrebbe essere come la lettera di papà ai suoi figli, di papà Eugenio. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Paolo sa che sarà condannato a morte perché è un cristiano. E nessuno lo ha difeso, lo hanno tutti abbandonato. Però lui non vuole avere l'odio nel cuore, li perdona. E dice, la mia vita io sarò versato in offerta. Ecco, vuol dire il senso della vita è fare un'offerta a Dio. Noi siamo nati per rendere lode a Dio con le nostre opere buone, con tutti i sacrifici che facciamo, per lodare Dio, perché andremo da Dio. Allora non abbiamo paura di consumarci fino all'ultimo respiro. Vorremmo amare gli altri fino all'ultimo respiro della nostra vita, e vorremmo andarcene da questa vita senza l'odio nel cuore per nessuno. Ecco, questo, per questo scrive la lettera Paolo, perché vuole perdonare quelli che gli hanno fatto del male, amare fino in fondo. Ecco perché, che senso ha anche le sofferenze che passiamo. Forse ci purificano, forse ci fanno arrivare a donarci fino in fondo agli altri e a Dio, perché il senso della nostra vita è non tenerci niente per noi e donare tutto, come Gesù sulla croce che ha dato tutto. E poi sappiamo che questo dono non porta al nulla, ma dice, il Signore mi libererà da ogni male, mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. Ecco, il Signore raccoglierà questa offerta, che sembra adesso che sia finita. Invece no, continua per tutta l'eternità. Questo dono d'amore che Eugenio ha fatto, che noi vogliamo fare, continuerà per tutta l'eternità nel paradiso. Il dolore passerà, le fatiche passeranno, i sacrifici passeranno, ma l'amore che c'era in tutte queste cose resterà per sempre. Secondo, la consapevolezza che saremo giudicati. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non lo puoi comprare. Forse i giudici umani, se sei un bravo avvocato, conosci bene le leggi, io non so come mai i poveri vanno sempre in carcere, i ricchi che rubano miliardi non fanno un giorno di carcere, come mai? Che hanno gli avvocatoni, no? Ma col Signore non funziona? E allora teniamo conto, c'era una signora anziana, la mamma di Don Sergio, che diceva, io non ho paura di morire, io ho paura del giudizio di Dio. Quello dobbiamo avere paura, perché andremo di fronte a Lui e Lui è la verità. E quindi l'importante è vivere tanti anni, forse, l'importante è vivere bene la vita. L'importante è quando andremo di fronte al Signore, abbiamo qualcosina da portare, qualche piccola opera buona, visto che tanti peccati sappiamo che ce li abbiamo. E se siamo umili, come questo pubblicano, che non è andato come il fariseo, io ho fatto questo, io... Voi andate di fronte al Signore così, io ho fatto questo, io ho fatto quello, e Lui dice, sì, però hai fatto anche quello, quello e quello, zitto. Invece il pubblicano dice, abbi pietà di me che sono peccatore. Ecco, questa consapevolezza
di questo giudizio di Dio, che però è un giudizio di un papà tenerissimo, con grande misericordia, che se siamo sinceri e ci pentiamo, ci perdona. Allora, se sentiamo di dover cambiare qualcosa, dice: Signore, aiutami, aiutami a prendere la via dell'onestà, magari non sempre l'ho fatto, aiutami a riconciliarmi con quella persona che ho trattato male, aiutami a passare più tempo con i miei figli, aiutami a trattare meglio la mia sposa, aiutami. Ecco, tutti riconosciamo quali sono i nostri errori, perché saremo giudicati. Il Signore però ci aiuta sin da ora a migliorare la nostra vita. Tutti abbiamo sempre da migliorare. Se oggi sei qui vivo, è perché il Signore ti dà la possibilità di migliorare, altrimenti saresti già lì. Quando muori non puoi più migliorare, è fatto, quel che hai fatto, quindi fallo adesso, convertiti adesso, cambia vita adesso. Tanto il Signore è misericordioso, chiude un occhio, però devi essere sincero, devi chiedere aiuto. Terzo, il nostro dolore, il nostro lutto, il nostro pianto non è nel vuoto. Il Signore lo ascolta. E sentite cosa dice il Salmo: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. E dice ancora la preghiera del povero attraversa le nubi, non trascura la supplica dell'orfano, voi che adesso siete orfani del papà, né la vedova quando si sfoga nel lamento. Ecco, sfogatevi con Dio, piangete davanti a Dio. Magari qualcuno di voi è più riservato, non ama piangere davanti agli altri, va bene, è il tuo carattere, ma quando sei da solo col Dio, piangi davanti a Lui, sfoga la tua rabbia, il tuo dolore, urlagli magari contro e vedrai che Lui ti darà la forza, ti darà la consolazione. Ecco, ricorrete al Signore, ditegli quello che veramente vi pesa, ditegli il vuoto che avete dentro. Lui è l'unico che lo può colmare, però prima glielo dovete dire, lo dovete con fiducia, magari un po' arrabbiati, rivolgervi a Lui, perché Lui è quello che meglio vi comprende. Nessun altro potrà comprendere il tuo dolore come lo comprende il Signore, perché Lui l'ha fatto già suo sulla croce.